Ciao ragazze, periodo di Natale che è nell'aria, mi sa che tutte voi state guardando i negozi, anche i set natalizi di cosmetici, specialmente noi donne, impazziamo in questo periodo e non potevo non farvi un haul subito dei prodotti MAC, nella collezione, di Natale, cioè hanno lanciato diverse ondate di prodotti, due, tre, di solito fanno set di pennelli, di luci da labbra, eccetera. E diciamo il secondo anno consecutivo che fanno dei set di pigmenti. Per chi non conosce i pigmenti MAC, sono praticamente gli ombretti in forma di polvere di una colorazione molto intensa, che possono essere applicati in diversi modi. Per diverse cose, fra l'altro, se volete un po' di consigli, chiedetemi pure. Comunque, questo video è per farvi vedere il set di quest'anno, e comunque poi vi spiego un po' come funziona la cosa. Fra l'altro, il make-up che ho è interamente fatto con un set di questi glitter. Sono veramente bellissimi, sono disponibili online dal 17 novembre e purtroppo dei tre set che hanno lanciato in Italia già due sono esauriti online. Quindi, se avete i negozi MAC vicino a voi, andate se è un prodotto che vi interessa e andate di fretta perché anche a Milano, dove sono andata io, i set praticamente stavano finendo. MAC tutti gli anni, quando fa edizioni limitate, non so perché, non ce la fa arrivare neanche a Natale. Questa cosa è un po' noiosa, anche perché sono prodotti costosi, perché farle se poi non lasciarle neanche disponibili fino a Natale? Questa roba mi fa impazzire. Comunque, questo prima di tutto è il packaging, volevo farvelo vedere, che c'è un po' questa signorina, un po' un gusto un po' antico, diciamo, però diciamo questo grigio con delle steline un po' brillanti, è veramente carino e fa un bel, direi, pacchetto regalo, molto natalizio. Quindi, cominciando con il packaging anche dei prodotti, io ne ho preso, non so se ve l'ho già detto, due dei tre set disponibili in Italia. Questo è uno di loro, quindi c'è sempre il richiamo della signorina, questo qua molto glitterata, la parte del coperchio, con la scritta MAC sotto, con questi dettagli, è veramente veramente bello, cioè ricevere un regalo del genere sinceramente è favoloso. Ve lo apro subito. Questo qua è Objects of Affection Pink Rose Pigments e Glitter, quindi non solo pigmenti ma anche c'è un glitter qua dentro, quindi quello l'ho preso anche per me. Sono veramente dei colori bellissimi. Questo qua sul rosso molto intenso, praticamente, questo primo qua è molto molto bello dal vivo sugli occhi. Poi abbiamo il glitter, poi questa specie di rosa sul rosso veramente bello qui in mezzo, è un po' difficile da applicare, comunque bello. Poi andiamo sul rosa champagne, spero riusciate a vedere, e per ultimo questo che è molto chiaro, io addirittura l'ho usato per l'interno occhio. Quindi vi ho detto, questo trucco l'ho fatto interamente con questo set, a eccezione della parte per dare profondità agli occhi. Ho utilizzato un semplicissimo ombretto MAC, ma può essere qualsiasi cosa di questo colore, molto matte, quindi solo per dare profondità veramente all'occhio. Questo si chiama Moleskine, ve lo faccio vedere. E quindi, a eccezione di questo, tutto l'occhio, cerco di avvicinarmi così vedete bene, tutto l'occhio è truccato con questo set. Sono ombretti dal vivo, magari in camera non prende, ma dal vivo è molto molto forte. Sono pigmenti che quindi rendono tanto il colore. Non so se ve l'ho già detto, il set costa 40 euro. Se volete fare come regalo, potete anche scomporli per dare a delle amiche. È un regalo bellissimo comunque. Potete mettere quelle calzine di feltro piuttosto che fare dei pacchettini un po' personalizzati, scomponendo quindi chi
kit è veramente un regalo molto fine, secondo me molto bello per chi ama il trucco, è da fare. Quindi ripeto, qua praticamente no, ho utilizzato la completa collezione qua dentro, un po' di glitter in mezzo che non so se la camera prende, comunque un po' di glitter e anche il rosso si vede benissimo in mezzo che l'ho messo, che è questo pigmento qua, che vi dicevo che è un po' difficile da applicare. Qua faccio una premessa, una parentesi per dirvi, non so dove l'ho messo, che MAC ha un prodotto che si chiama Fix Plus, per chi di voi non conosce, che è questo liquido qua, che serve per diverse cose, ma una di quelle è anche per fissare il trucco. Dopo che l'avete finito potete spruzzarvi sul viso. Attente perché è un getto molto potente. Comunque questo qua, se lo spruzzate sulla mano, vedete la mia mano è tutta colorata, se lo spruzzate sulla mano, prendete un po' di pigmento con un pennello, accende praticamente il pigmento, il colore, e lo compatta in un modo in cui lo rende più facile da applicare. Ripeto, per chi non conosce i pigmenti, sono favolosi, potete farvi consigliare nei negozi MAC, sono di solito oggetti, oggetti sono dei trucchi difficili da fare, però rendono così tanto che sinceramente vale la pena. È una cosa molto particolare. Vi faccio solo vedere: questo è un pigmento, ha la sua forma, diciamo taglia che normalmente lo fa MAC, che sono 4 grammi e mezzo, e questi dei set sono di 2 grammi. Vi dico subito 2,6 grammi, quindi comunque adesso non vi so dire esattamente quanto costa questo qua, ma i set valgono molto la pena, i kit diciamo di MAC. Quindi questo il rosa ve l'ho fatto vedere, è quello che ho addosso, quindi non vi ho fatto gli swatch perché non li so filmare, non sono brava a farli, quindi almeno ho voluto fare il trucco con il set, così vi dà un po' un'idea di quello che sono riuscita a fare io, ma comunque ognuno poi può sbizzarrirsi a modo suo. Il secondo set che ho qua, che è di mia sorella, è quindi sempre sul glitter, ma il coperchio è bianco, molto bello, ed è il set che loro chiamano sempre Objects of Affection, Silver and Blue Pigments più Glitter. Ve lo faccio vedere subito. Questo è molto più, quindi su i toni scuri, più freddi. Adesso cerco di avvicinarmi della telecamera per farveli vedere. Quindi cominciamo dal più chiaro, sempre per fare l'angolino degli occhi. Poi abbiamo questo qua che è un grigio verde chiaro, molto molto bello. Passiamo a uno molto più sul graffiti, molto scuro, ma anche qua ci sono dei toni di blu, è veramente bello. Poi si passa al glitter, che ripeto, i glitter sono la parte più difficile da mettere, perché sono molto molto polverosi, non si attaccano bene. E per ultimo abbiamo questo molto scuro, che cerco di staccarlo e farvelo vedere, però sì, vedendolo anche dal vivo è molto nero, nel senso è il colore che si vede è nero, cioè non so se riuscite a vederlo. Comunque non sta mettendo a fuoco, come possiamo fare? Magari così. Scusatemi, ma sono venuto vicino a una finestra per poter farveli vedere. Ecco, qui si vede un po'. Quindi è un set magari un po' più difficile da mettere, ma quando si sfumano gli occhi bene, uno riesce anche con i colori più scuri a fare un bel trucco. Comunque, questo qua è l'unico che è ancora disponibile online. Ve lo consiglio, guardatelo perché è veramente bello. Il terzo set venduto in Italia si chiama Nude, quindi tutti i colori un po' più tipo naked palette, per dire, sono più colori più sul beige. A me ha fatto pensare almeno un paio, ve lo faccio vedere veloce. Questo è il mio set dell'anno scorso, sempre di MAC,
Quindi diciamo che il packaging quest'anno hanno ancora fatto più shantoso. Ma questi due colori qua, ad esempio, secondo me erano già molto su con la famiglia del nude, e quindi, a parte che costa 40 euro, quindi ho dovuto fare una scelta. E qua c'erano due glitter addirittura. Sinceramente, vi l'ho già detto, non è un trucco facile da fare, ma avendo o il Fix Plus oppure l'acqua, vi ripeto, l'acqua va benissimo anche. Bagnate il pennello, prendete i pigmenti, vi viene fuori un trucco metallizzato, cambia proprio il colore di quello che vedete qua. Quindi si può utilizzare ovviamente sempre con un primer perché altrimenti non si attacca agli occhi. State attenti quando mettete il trucco perché cade sul viso, poi sono pigmenti. Come si dice, non pressati, quindi ovviamente è una polvere molto, in tanti casi molto sottili. Quando la polvere è un po' più granulosa, quello che vi dicevo, dei glitter, oppure nel set rosa c'è quella qui centrale che è un po' più, i grani sono un po' più grossi, questa qua, dovete stare attente perché non si attacca così bene e quindi lì è il punto in cui vi consiglio il Fix Plus. Comunque, bei set secondo me di regalo, ma anche scomposti, non è che avete bisogno di farlo, è un regalo comunque che sarebbe da 40 euro, quindi se volete fare solo un pensierino per un'amica che ama i make-up, è una cosa particolare, bellissima. Affrettatevi se vi piace perché, ripeto, edizione limitata. MAC lo fa tutti gli anni questa cosa, che è veramente antipatica perché prima di Natale almeno dovrebbero avere questi prodotti disponibili. Fanno anche set di pennelli, di luce da labbra, come vi dicevo. C'è anche un'altra linea che è stata fatta speciale adesso per il periodo natalizio. Quindi, ripeto, non sono una professionista, questo è il look che ho fatto con il set rosa, secondo me è bello, molto molto da festa. Ditemi voi se vi piace, se li conoscete, se volete qualche dritta del poco che conosco, scambierò l'idea con voi. Un bacione grande da Milano, spero il video vi sia piaciuto. Ciao!